il mercato dell'attenzione è il nuovo mercato, perché l'attenzione è l'unica cosa che non può essere distribuita, non è pacchettizzabile, atomizzabile, trasferibile. L'attenzione è adesso, sei tu, sono i tuoi occhi, per questo cercano adesso di fare le stories, perché sono a full screen, catturano tutta la tua attenzione, i post sono al 50% e scorri, le stories no, non scorri niente, sono al 100% dello schermo, ok? Quindi TikTok è il primo social network creato per mantenere la tua attenzione costantemente solo con lo scopo di essere come una droga. È l'unico e il primo. Tutti gli altri sono diventati delle piccole droghe col tempo. TikTok è stato ingegnerizzato fin dall'inizio per essere una droga e hanno targetizzato chi? Dai 13 ai 16 anni, ragazzini e ragazzine, che sono i più suscettibili perché non hanno la forza emotiva per rispondere a questi stimoli. Questi stimoli di che cosa? Novelty, la novità, quindi no? Cose inaspettate, divertenti, curiose, oppure che ti fanno paura, oppure che sono invidia, no? La ragazza tutta perfetta così. Cogno. Il tizio che balla così. I'm a savage. Quello bellissimo che c'ha tutti i capelli col coso, quello che... Sono tutti così TikTok, no? E l'algoritmo è stato studiato in modo che tu all'inizio lo apri, lo accendi, dici ma cos'è sta roba, cos'è sta schifezza? E però, no, è curioso, divertente, scorri un po'. Se hai più di 30 anni, probabile che ti stanchi subito e chiudi. E cos'è sta schifezza? Boom, chiudi. Se hai dai 20 ai 30, rischi di finirle dentro. Se sei tra i 10 e i 18, praticamente non hai speranza, perché non hai sviluppato la saggezza emotiva, perché questa è una guerra, è la guerra dell'attenzione, e TikTok sta vincendo, perché dall'altra parte è la guerra che ci sono, i legislatori che hanno 65 anni e non sanno neanche cos'è TikTok. Cioè adesso vedono tutto, tu puoi guardare col giroscopio, no? La posizione, benissimo, ci sono dei micro movimenti che fai con la mano che ti dicono se sei attento o disattento, interessato, eccitato oppure impaurito, se sei geloso, se sei impaurito, se sei startled, se sei eccitato, se vuoi, lo puoi vedere dal giroscopio, dall'accelerometro. Non sarei stupito se in futuro, non è ancora stato confermato, ma se in futuro si scoprisse che può accendere la telecamera senza che tu lo sappia, prendere un fotogramma ogni tanto, guardare la dilatazione della tua pupilla per vedere quanto ancora di più, certo, la tua reazione, vedere i tuoi occhi, ok? Metti insieme il giroscopio, il touch del tuo, quanto scorri, dove scorri, quanto premi, che pressione fai, com'è la posizione della mano, se sei immobile, se lo stai muovendo, se lo avvicini, se lo allontani. Tutto questo va ad aggiornare il suo algoritmo di ottimizzazione, di machine learning, per essere sempre più addicting. È una droga 100 volte più potente dell'eroina, della cocaina.